Ciao ragazze, allora nuovo video. Intanto mi scuso se in questo video ho una voce un po' strana, ma sono stata un pochettino raffreddata, mal di gola eccetera. Comunque, come vi ho promesso su Instagram, in questo video, come vedete, ho pensato di farvi vedere tutti i prodotti che ho acquistato da Tiger. Sono stata la settimana scorsa appunto da Tiger per fare un giro. Non è andata appunto per provare o cercare alcuni prodotti nello specifico, ma semplicemente per fare una passeggiata una domenica pomeriggio. E naturalmente fra tutti i gingilletti, cose che ti viene subito da acquistare da Tiger, ho notato questa novità. Non so se è una novità del mio punto vendita o c'è sempre, comunque è la prima volta che vedo dei cosmetici da Tiger, quindi mi sono fiondata, soprattutto perché ho visto dei prezzi ottimi, a guardare se hanno o meno un buon inci. E ho visto appunto che su Instagram tantissime di voi mi hanno detto che erano contente appunto di sapere quali hanno un buon inci, quale meno. Assolutamente, come prima cosa vi parlo della linea, quella che ha tutti i packaging verdi chiaro, trasparenti: and gel and wash without water and soap aloe vera, gel per le mani che può essere utilizzato appunto senza acqua e senza sapone, e naturalmente è a base di aloe vera. Ho deciso, come vedete, di acquistarlo perché naturalmente è uno dei pochissimi prodotti che ha un buon inci. Ha un PAO di 12 mesi e la confezione, nonostante sembra molto piccolina, contiene 50 ml di prodotto. Non l'ho mai usato, adesso lo provo con voi la prima volta. Ha un profumo basico, sa molto di glicerina insieme all'aloe, e come potete vedere è praticamente un gel trasparente. Secca un pochettino le mani, però devo dirvi che essendo così piccolino è molto pratico da portare in giro in borsa. Viene 1 euro, quindi davvero ottimo, soprattutto perché contiene ottimi ingredienti. Secondo prodotto di cui vi parlo, sempre di questa stessa linea, è l'hand gel and wash without water and sapon aloe vera. La confezione contiene 300 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi, quindi è la versione grande di questo qui, che è il più piccolino. Io non so, vedendolo così pensavo fosse un sapone per le mani, invece come è scritto anche qui sopra può essere utilizzato appunto senza acqua e senza sapone. Terzo prodotto è un altro sapone per le mani alla profumazione Cherry Blossom. Ha un PAO di 12 mesi e la confezione contiene 500 ml di prodotto. Ho preferito non acquistarlo perché comunque contiene, prima cosa, sodium lauret sulfato in alta posizione, quindi è un prodotto abbastanza sintetico. Ci ho visto che contiene anche PEG 7. In effetti è un prodotto a risciacquo, quindi ragazze, se alla fine lo volete prendere, che vi piace la profumazione di ciliegia, provatelo assolutamente. Però non ha proprio ingredienti ottimi. La stessa cosa anche i tre saponi mani, molto simile a questo qui: arancione, al mandarino e pesca, il verde al melone e anguria, e poi il fucsia. Però ragazze, vi ripeto, vedendo tutti fra gli 1 e i 2 euro, se li volete provare, che vi piace la profumazione, prendeteli assolutamente, perché comunque sono prodotti a risciacquo per le mani. Certo, non vi consiglio assolutamente di utilizzarli sul viso. La linea di cui voglio parlarvi adesso si chiama Dizzy e è composta da tantissimi prodotti. Abbiamo in primis Face Wash, che purtroppo, ragazze, non ha assolutamente un buon inci perché contiene qui sodio lauret sulfate e PEG 40, nonostante ci siano tantissimi oli naturali. Il sapone per le mani, anche questo contiene un PEG 7, essendo, come vi ripeto, un prodotto a risciacquo, non è poi così male. Il conditioner, quindi il balsamo per i capelli, non ci siamo assolutamente perché contiene dimeticone. La confezione è da 300 ml e ha un PAO di 12 mesi. Con lo shampoo, che anche questo purtroppo non ha un buon inci in quanto contiene sodio lauret sulfate e PEG 7 tra i primi ingredienti, ed è un peccato perché comunque non è affatto male.
C'è poi lo shower gel e anche qui stesso discorso, è un prodotto a risciacquo, contiene PEG e sodio laureato sulfati, ma se appunto lo utilizzare solo per il corpo non c'è alcun problema. La confezione contiene 300 ml e ha un PAO di 12 mesi. Ancora della DC ho trovato l'hand lotion, ossia la crema per le mani. Qui ragazze troviamo addirittura la paraffina liquida, quindi direi che non ha un buon inci. E ancora della DC il gel d'aloe vera. Questo è un prodotto molto interessante, però ragazze è molto sintetico, nel senso che comunque l'aloe è gli ultimi ingredienti, quindi comunque se dovessi consigliarvi un gel d'aloe vera, so che il prezzo è buono, ma magari c'è quello di Equilibria, ce ne sono tantissimi altri a buon prezzo, anche spesso in offerta, che comunque hanno una concentrazione maggiore appunto di aloe. Passiamo poi ancora al body scrub e anche qui sodio laureato sulfato in alta posizione, vari PEG, addirittura l'EDTA. Se è terminata questa linea vi voglio parlare dello shower gel alla lavanda e anche qui ragazze stesso discorso, l'inci è fatto più o meno simile rispetto a tutti gli altri, contiene PEG, sodio laureato sulfati, è un prodotto a risciacquo quindi alla fine non è neanche così male. E poi della linea Lavander ho trovato anche l'hand cream che ragazze contiene paraffina. La linea di cui voglio parlarvi adesso è composta da prodotti per capelli e non solo, abbiamo l'hair mask e ragazze purtroppo non ha un buon inci. Poi abbiamo l'acqua salata spray e anche qui ragazze è molto molto sintetica questa linea, devo dirvi che ha ingredienti peggiori rispetto a tutte le altre in quanto contiene PVP, alcol denaturato in alta posizione, ancora il conditioner non ha assolutamente un buon inci, contiene 200 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. Stessa cosa lo shampoo, contiene PEG, sodio laureato sulfati. Detto questo, di fronte alla zona saponi ho trovato dei prodotti molto interessanti e sono nello specifico due, le salviette per le mani, che ragazze anche qui non hanno un buon inci in quanto contengono un bel PEG 40, le salviette struccanti che come potete vedere ho deciso di acquistare perché fra tutti sono i prodotti che hanno assolutamente ingredienti ottimi, sono anche questi a base infatti di gel d'aloe vera. La confezione è questa rosa, contiene 25 make up cleaning wipe, strucca abbastanza bene il viso, non tantissimo gli occhi. Comunque secondo me per il prezzo che hanno, ossia mi sembra un euro, valgono assolutamente la pena, anzi posso dire che sono le salviette struccanti con inci migliori, prezzo buono, che abbia mai visto in circolazione finora. Comunque ragazze con questo è tutto e posso dirvi che fra tutti i prodotti che ho trovato da Tiger, tutti quelli a risciacquo per le mani, ossia i vari saponi mani di cui vi ho parlato nel video, vi consiglio assolutamente di provarli perché comunque contengono qualche PEG di bassa numerazione, ma naturalmente essendo prodotti a risciacquo non sono assolutamente nocivi per la pelle. Io vi mando un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di iscrivervi al canale attivando la campanella per le notifiche e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!